Allora, ragazzuoli, andiamo a vedere questo magnifico banner di Merlin. Ok, tra l'altro gnoccona come sempre, eh? Volevo controllare, aspetta un po'. Non c'è ancora. Come dicevo nell'altro video, occhio a Chandler perché lo metteranno nei ticket SSR. Tra l'altro, io vi invito caldamente ad aspettare che torni l'evento, quello dei ticket, perché lo so che è veramente sfizioso da avere il Tarmiel rosso classico che in tanti hanno skippato, lo so, però il pullare, quanti sono? 60 PG qua dentro ormai? Sarebbero da contare, sono veramente tanti. Ed è veramente raro trovarli. Trovare l'unico che vi serve. Quindi cercate di aspettare. Probabilmente l'evento tornerà fra un sacco di tempo, tra magari mesi e mesi. Però secondo me conviene, perché almeno avete la certezza di trovare una copia su 5 ticket. Dai, mettiamola così. Comunque sia, Merlin carina, molto figa, ne abbiamo parlato approfonditamente nel video delle news che ho fatto, quindi se non l'avete visto andatevelo a recuperare. In soldoni, che cosa fa questa Merlin? Non è qua, è qua. Lei va con la passiva a mettere un debuff grigio su ogni nemico, tra l'altro preciso che è un PG unicamente da PvP, o perlomeno rende al meglio in PvP. Va a mettere un debuff grigio sul nemico. Per ogni debuff grigio si aumenta le stat del 7%. Lo applica tutti i turni se non ce l'hanno già sulla testa i nemici, quindi ne avrete uno per nemico sempre. 7% di stat per buff. Ogni qualvolta un alleato attacca un nemico, quel nemico si prende un debuffino rosso elemento. Quindi chiaramente siete invitati ad usare gli AOE. Quando si arriva a 4 debuffini rossi su un nemico, vanno via e si attiva un effetto che può essere stun, danno addizionale uguale al 50% degli HP massimi, disabilità le abilità di attacco e meno 100% crit rate. Quindi diciamo che è tipo esta rossa, solo che invece di mettere encroachment, lei mette un debuff. Ok? Cosa ne penso? Allora, non è male, mi intriga anche. Può anche essere divertente. Il fatto è che, per come la vedo io, non dà un vero e proprio boost alla squadra. Mi spiego meglio. Con il team di Esteros, se l'avete giocato, l'avete sperimentato abbastanza, sapete che secondo turno, se giocate un team composto da praticamente tutti AOE demoni, secondo turno, se vi va bene, riuscite a tirare giù 2 PG. Perché il danno del vostro team aumenta così tanto che è molto difficile, a meno di elusioni varie, tenergli testa. Con questo team, a parte che se incontrate qualcuno che può rimuovere i debuff, buona fortuna. Vi consiglio, nel caso, di mettere un Gotterfest in team, almeno col debuff suo riuscite a counterare questa storia. Ma più che altro, quando arrivate al magico secondo turno, dove voi potete appunto applicare un debuff, è come, dal mio punto di vista, quindi opinione personale su cui mi permetto poi di ricredermi quando magari la proverò, perché per l'amor di Dio mette sempre male parlare di un PG se non lo si è provato per bene. Dal mio punto di vista, voi andate a guadagnare praticamente un turno che si tramuta in DPS sostanzialmente. Concettualmente, però effettivamente sì, disabilitate l'attacco e tutto quello che volete, ma queste cose possono essere rimosse. Si può ovviare a questo problema, per esempio con il nuovo Reinhardt, se mette, che ne so, il rimuovi debuff,
per esempio, ci sono tante cosine che non lo vedo come un vero e proprio potenziamento. Ok? Però c'è da dire che questo attacco qua, che scala appunto, come vedete di qua, sui debuffini rossi, fa parecchio danno. Quindi è da valutare, ma io non ci metterei la mano sul fuoco. Cosa che mi, diciamo, demoralizza ancora di più, se vogliamo metterla così, personalmente, perché qui è un punto di vista tutto personale, è che è veramente legata al PvP tantissimo, quindi io, non essendo un gran estimatore del PvP, per me lascia un po' il tempo che trova. Tutto lì. Comunque sia, dopo questo preambolo incredibile, tra l'altro non vi ho detto gli altri attacchi, questa è una dissoluzione tipo Gother, e la ulti fa... cos'è che faceva? Applica un effetto di quelli debuff e poi scala con esplosione. Elemental Explosion, che è quella che fa fare, come l'attacco, più 40% di danni per ogni baffettino. Debuffettino. Ma vabbè, torniamo a noi. Il banner. Allora, il banner di per sé è veramente buono. Nel senso che abbiamo personaggi buoni. Scusate la ripetizione, ma buoni se non ottimi. In totale, nel caso non avessimo PG buoni, abbiamo comunque personaggi, a parte alcuni, che la maggior parte della gente ha skippato. Mi spiego meglio. Tralasciando i Fest, che sono forse un filino mediocri a parte Dian, gli altri due mi sento di dire che sono un pelo spariti. Gother meno di Merlin, Loli Merlin, ma lei è abbastanza sparita, anche perché non potremo mettere entrambe in squadra, quindi motivo in più. Cioè, è un trappolone questa cosa. Qui abbiamo, allora, Escanor, che, mio Dio, basta. Arthur Verde, per chi non ce l'ha, io ricordo che è sempre una gran manna per il PvE. Arthur Rosso, sempre buono per il team di ban, o nel caso arrivassero nuovi umani, wink wink, si potrà usare. Oslo e Hawk, se non lo avete, potete recuperarlo qua. Stessa questione per Elizabeth, Elio Crossa. Merlin Summer, buona, tutto sommato, anzi, per alcuni, sotto certi punti di vista, turno 1 lei vi permette di sigillare l'attacco su tutti, che non è per niente male. Poi andiamo sui PG Ragnarok. Magelda, che adesso con l'arrivo di Kaelak torna buona. Questa glissiamo completamente. Sariel, Skadi, che non sono per niente male entrambi, si usano abbastanza, molto più... sì, dai, entrambi. Volevo dire molto più Sariel, ma... Sni. E il latte blu, che, ok, fa un po' me, però può tornare utile magari in quella singola volta che il boss Gilda ci richiede tutti umani. Tutti, scusate, tutte donne. Allora, ok. Jormund, che gli hanno fatto la relic Aurora. Tarmiel rosso. E Mel Cap Wrestling blu e Freyr. Ora, perché dicevo PG buoni slash PG che magari non avete? Perché tolti Fest abbiamo tutti questi, lasciamo stare Escanor, quindi gli due Arthur che comunque sono buoni, si possono usare. Hawk, loro due potete recuperarli perché probabilmente non li avete. Parlo per la maggior parte dei giocatori che non vanno a scialacquare le loro gemme su banner come erano questi, intendo. No? Anche Merlin Ragnarok, anche Latte, anche Melcap. Questi intendo come PG recuperabili. Non, magari non li avete perché non erano banner dove effettivamente valeva la pena pullare. Mentre tutti gli altri... Freyr, Tarmiel, Jormund, Skadi, Sariel, Magelda, eccetera. Anche i Fest, mettiamoci. Sono tutti PG che comunque magari non sono ottimi, magari non li usate, ma possono tornare utili in qualche modo. Non parliamo di Tarmiel perché vabbè. E quindi come banner ad oggi è uno dei
migliori che sono usciti quest'anno, secondo me. Perché adesso torna sempre il discorso che facciamo ogni volta. I banner li vanno ad equilibrare. Cioè, se qui... Come Fest non è un granché sto banner. Non è un granché. Anche come PG banner in sé, cioè Merlin, diciamoci la verità, non è un granché. Forte in PvP, ma ok. Visto che il livello qua di Fest non è ottimo, non è un 10 totale sto livello qua, hanno dovuto tirare un po' sull'asticella negli altri PG, con gli altri PG. Quindi Tarmiel ci hanno messo, Freyr, eccetera. E quindi hanno reso nel complesso questo banner un po' più appetitoso. Se qua ci fosse stato un Mel traditore, era già abbastanza appetitoso così come offerta dei Fest, e qua sicuramente non avrebbero messo Tarmiel, Freyr e, che ne so, Megelda. Avrebbero lasciato gli altri. E quindi anche in quel caso andavano a bilanciare. E li fanno così i banner, è giusto che siano così, ed è smart anche farli così. Quindi, questo è, ragazzi. Merlin, diciamo che se siete fissati col PvP, che vi piace sperimentare squadre nuove, ci sta. Ho visto che è abbastanza fragile. È un PG comunque verde. Adesso in tanti sono blu, quindi soprattutto tipo questa rossa. Però vale sempre la cosa del partire per primi. Quindi sta a voi, ragazzi. Io vi dico, per me, se non dovete recuperare Tarmiel, ok? Se non dovete recuperare Tarmiel, oppure non vi mancano 5 PG da sto banner, perché allora lo sapete che per quanto mi riguarda vale comunque sempre la pena pullare, allora in quel caso direi che potete skippare. Se non avete quei presupposti potete skippare. Peccato, è pure figa. È l'unico valore aggiunto in realtà. Però no, scherzi a parte, questa è la mia opinione. E basta, ragazzi. Per festeggiare, visto che siamo sul Giappo, potremmo anche farci le multi, perché tanto me ne sbatto il K di questo account qua. Quindi, come vedete, lo uso praticamente per fare i conviene pullare unicamente. Quindi va bene così. Quello è, toh, Megelda, va. Va che culo, eh. Più gemme, finite, basta. Nada, dai, tutto qui, ragazzi. Ditemi voi cosa ne pensate. Se secondo voi può essere magari un PG da pullare per qualche motivo. Perché può essere che mi sono perso qualcosa, come al solito, eh. Non si sa mai. E nada, dai, ditemi la vostra. Ciao, belli.